Ciao a tutti e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi nasce da un'esigenza che mi è venuta, ovvero di fare una colazione più sana, più morbida, con qualcosa di goloso che non sia necessariamente confezionato. E mi è venuta l'idea appunto di fare una torta a base di quello che avevo in frigo, ovvero due pesche e due carote, che saranno la base praticamente della mia torta. Metterò ovviamente i classici ingredienti di una ciambella, burro, zucchero, uova e farina, e un po' di latte di soia, di bevanda di soia. Oggi ho comprato quella alla vaniglia, spero mi piaccia, perché ultimamente queste bevande non le sto gradendo molto. E nulla, andiamo a preparare. Come prima cosa vado a spellare, si dice, le carote con questo attrezzo che in tanti sicuramente mi avete visto usare svariate volte, che lo trovo veramente molto molto utile. È veramente semplicissimo, sono sicura che a casa ce l'avete tutti un modello più o meno simile. Quindi, una volta pronte le carote, le vado a grattugiare. Penso che la grandezza migliore sia questa. Vediamo un po' come va. Ok. Quindi grattugio le carotine. Ora anche le carote sono state grattugiate, come vedete. Ho cambiato alla fine la grana della grattugia perché quella di prima era troppo piccola. Vado a sbucciare le pesche, sempre aiutandomi con il mio pela patate. Pela pesche, pela carote, pela un po' tutto. Perché in questo modo praticamente evito di togliere troppa polpa al frutto. Una volta sbucciato e tolto il seme interno, la vado a fare a dadini. Prima la taglio a fettine, senza tagliarmi le dita, possibilmente. E poi a cubetti. Vanno bene anche grossolani. Quindi in fetta un pezzetto, poi così, 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 fino a quando non le finiamo. Una volta fatte le pesche a pezzetti, le vado ad unire alle carote. E queste praticamente le teniamo da parte. Adesso vado a pesare il burro direttamente nel pentolino in cui andrò a scioglierlo. Ce ne servono 80 grammi. Adesso vado a pesare 200 grammi di zucchero. Si vede? Ok, fatto. E vado a mettere due uova. Come dice una nota TikToker cuoca, pulcino sfortunato numero uno. E pulcino sfortunato numero due. E vado a montare servendomi appunto delle fruste. Vado a pesare adesso 300 grammi di farina. Unisco al composto il burro fuso, sempre frullando. Adesso vado a mettere piano piano la farina. Se avessi un setaccio sarebbe meglio, ma non ce l'ho. Visto che l'impasto sta diventando piuttosto solido, vado a mettere un goccio di questa bevanda. Dall'odore sembra veramente buona. Bevanda di soia e vaniglia. Non esagero con la velocità perché rischio di infarinarmi tutto. Adesso che l'impasto è quasi pronto, io vado ad accendere il forno così si preriscalda. Scusate, ma la mia ring light sta iniziando a perdere colpi e il telefono cade, quindi lo devo tenere con la mano. Vediamo un po' se riesco a sistemarlo. Intanto vado ad accendere il forno a 180 gradi. Come ultimo ingrediente vado a mettere il lievito. Anche questo andrebbe setacciato, ma spero che non ci siano troppi grumi. Intanto lo vado a versare tutto. Qui non ci sono le ricette. Voi vi ricordate che su quelle della Pane Angeli c'erano le ricette? Fatemi sapere sotto nei commenti.
Metto un altro pochino di bevanda perché è davvero davvero denso. E adesso, come tocco finale, le carote e le pesche che abbiamo tagliato prima. Ok, eccole qua. Vado ad amalgamare bene con la Marisa e cerchiamo appunto di incorporare tutto al composto. Il profumo è veramente delizioso. Scusate, credevo di aver ripreso e invece no. Comunque, ho versato tutto l'impasto all'interno della teglia e vado a infornare. Ci dovrebbero volere circa 40 minuti, 40-50 minuti. Ad ogni modo poi farò la prova dello stecchino per vedere se è effettivamente pronta. A dopo. Ciao amici, io sono tornata finalmente per fare l'assaggio. Qui c'è la mia... Eccola il mio... qui, guardate che bella, appena sfornata, calda calda. Calda, calda, no, se no ti saresti No, bruciato. calda giusta, Eh calda, sì, tiepida. è appena, quasi, quasi, appena, quasi uscita dal forno. Lui non sa come Paurone. io l'ho preparata. Quindi adesso l'assaggerà Vero, io vado al lavoro di giorno e trovo le e mi sorprese. dirà che gusto è secondo lui. Prendo Proviamo, il accetto la sfida. coltello, azzaniamo questo cuore. Che Guardate che dite? bello, Lo benvenuto, tagliamo? perfetto. E adesso è l'ora di tagliare il cuore. Lo tagliamo. Sono una spaccacuori. Quello l'ho sempre pensato. Anche ruba cuori. Dove l'hai rubato questo cuore? Ok. Ci siamo, ci siamo. Olè! Ecco, voglio un pezzo di cuore. Aspetta, posso pure per me. No, prima assaggia tu mi dici che gusto hai secondo te. Ta-da, ta-da, ta-da. Si sente la frutta. Io direi alla pesca. Pesca, poi c'è qualcos'altro oltre la pesca. È profumatissimo. La pesca l'ho presa, ce l'ho indovinato. Sì, perché noi avevamo a casa tante cose. La pesca è un'altra cosa che ho deciso di mettere dentro la torta. La pela. Cosa abbiamo a casa? Abbiamo peperoni, zucche, melanzane, Quasi. formaggio, mortadella, No, salsiccia. Hanno è un girito. ortaggio. Io non ho preso nessun pezzo. E si sente preciso, preciso. È un ortaggio di un colore molto autunnale. Un tubero. La carota Bravo. che è dolce e dà questo colore rosa tra il rosa e l'arancio. Esatto. Come lo sfondo d'altronde. È una torta proprio pesca e carota. Com'è? Si abbinano. Ma la carota si sente molto poco, quindi devo Sì. dire che è molto delicata. Sì, però secondo me è una combo perfetta. Tu che ne dici? Approvata? Questa torta è ideale per fare colazione la mattina, sembra come un plum cake. E infatti ho raggiunto il mio scopo perché, come vi dicevo, io volevo qualcosa per la colazione che fosse fatto in casa, genuino, morbido. E questa è veramente perfetta Ecco, perché è sicuramente manterrà la sofficissima. morbidezza anche Sofficissima. sino a colazione, Sì. se ci arriva a colazione, la Amo. morbidezza la mantiene. Sì. Per chi volesse fare gli assaggi, siete invitati a venirci a trovare. Esatto. Per chi invece la voleste replicare, vi lascerò giù in descrizione tutta la ricetta completa. Ragazzi, fatela perché è buonissima. Provatela almeno una volta. Riseguite il video fino a che non imparate pass tutti i passaggi per fare Esatto. la torta E con la poi pesca e con la carota. scriveteci sotto nei commenti se vi è piaciuta e come vi è riuscita. Ciao.�││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 
Ecco, ma soprattutto riseguite il video per farla, per metterla in pratica. Non, una volta che l'avete visto, non sprecate l'occasione di replicarlo a casa vostra. Quindi do it yourself, usate le forbicine con la punta arrotondata e in bocca al lupo. Se no mi fate male. Come sempre vi do, grazie al mio quadernino, tutte le indicazioni finali, ovvero i costi e le calorie. I costi ovviamente lo sappiamo tutti che bisogna molto stare molto attenti alla spesa, specie in questo periodo. Io vi devo dire però che le verdure, le carote e le pesche le ho prese al mercato, quindi sicuramente i prezzi sono nettamente inferiori rispetto al supermercato. Però in totale ho speso 2,80 euro. Quindi per una torta di quelle dimensioni da cui possiamo ricavare tranquillamente 10 porzioni viene meno di 30 centesimi a porzione. Invece per quanto riguarda le calorie, ogni porzione ne contiene 281. Io ovviamente ho fatto delle porzioni molto abbondanti, però potete fare anche dei pezzettini molto più piccoli. Per quanto riguarda quindi i valori nutrizionali di ogni porzione sono questi, e io ve li farò comparire. E penso di avervi detto tutto per questo video. Se volete iscrivetevi al canale, aiutatemi a raggiungere i 400 iscritti. Se volete potete seguirmi anche su Facebook, vi lascerò poi giù in descrizione il link anche per quello. E io ho detto tutto. Se mi ero come raccomandazione assistente finale, fate la spesa al mercato, così esatto, comprate roba più genuina, che costa di meno, è direttamente dal produttore, quindi più sicura, e qui finanziamo l'economia locale. Questo è il mio consiglio. Io sono d'accordissimo. Alla prossima, mettete like e condividete il video. Ciao!